Abito a vicino Trigoria e poi non c'è la metro, quindi per arrivare qui ci vuole almeno 15 minuti. Sono de Madrid. Sono 5 anni che vivo a Roma. Io ho conosciuto lui e mio marito adesso, lì a Madrid, un'amica mia era amica sua che prima abitava qui e niente, poi mi sono innamorata e ho lasciato tutto, lavoro, università, tutto per venire qui con lui. Io sono laureata in tecnico di radiologia e lavoravo in pediatria in un ospedale pubblico a Madrid e poi stavo iniziando a laurearmi in infermiera e poi l'ho lasciato. Qui dovevano convalidarmi il tecnico di radiologia, però alla fine sono 5 anni che vado avanti e indietro con il Ministero della Salute. Non sanno dirmi cosa devo fare, non mi sanno dire, è un anno e mezzo che aspetto l'ultima risposta che io voglio, perché in Spagna mi hanno detto cosa devo fare, però non mi conviene, cioè dovrei ritornare per studiare un'altra volta un anno e non mi conviene. Mi trovo un po' così così perché è un po' caotica la città. Io abitavo praticamente al centro di Madrid e qui abito a Trigoria, quindi già solamente quello. È un bel cambiamento per me che io scendevo, trovavo tutto dentro, tutto sotto casa. Poi adesso, insomma, sempre la macchina. Io a me mi piace proprio la metro, andare, venire, solo che qui prendere la metro per me arriva fino a qua, parcheggia, che non sempre si trova il parcheggio, prende la metro. Poi qui ho lavorato in una clinica per un mese, solo che non mi hanno pagato, poi ho discorso con loro e sono andata via. E niente, mio marito ha un'impresa di tavole calde e io volevo andare a lavorare dentro un centro commerciale e lui mi ha detto: guarda, per andare a lavorare dentro un centro commerciale vieni con me e mi aiuti, così non devo prendere un'altra persona. Io ho imparato un altro mestiere, sto dentro alla tavola calda. Non mi piace, però penso che un giorno finirà e farò un'altra cosa o farò il mio lavoro. Qui non mi hanno detto niente perché sono andata all'università, non sanno, sono andata al Ministero della Salute, loro una volta mi hanno perduto pure delle cose, dei fogli che ho portato. Non mi hanno detto niente nessuno e un po' ho detto a me. Per adesso non lo farò il mio lavoro. Avere la illusione di che un giorno ti chiamano, che arriva la lettera, ti dicono che cosa puoi fare o che non puoi fare. È stato un problema tutto di burocrazia, non è colpa di nessuno. Ho trovato gente buona a Roma, veramente, italiani buoni, però a me manca troppo stare lì. Mi manca la facilità di vivere che ti offre la città e vedo che comunque Roma è ancora troppo chiusa. Madrid è una città che ha saputo andare un po' avanti in confronto con altre città del mondo. Tu puoi vivere la periferia che sempre è facile arrivare al centro, non è un problema, o magari non hai la macchina o hai la macchina puoi parcheggiare sotto, è un po' più economica con rispetto ad altre città d'Europa, la mentalità è aperta, cioè non mi importa che vai con un pantaloncino corto perché non ti guardo, non mi importa come sei, perché sei una persona uguale.